Ciao, sono Emanuela Caorsi, insegnante di yoga. Benvenuta. Oggi faremo insieme la settima pratica della serie Post-Summer Reset 2020. Preparati a sudare perché sarà una pratica bella intensa, ma soprattutto veloce. Ti divertirai un sacco, non ci serve nessun props, quindi non ci resta che iniziare. Iniziamo la pratica in bambino. Quindi portiamo. No, rifacciamo. Iniziamo la nostra pratica in bambino, quindi portiamo il sedere ai talloni, possiamo tenere le ginocchia unite oppure divaricarle leggermente e poi andare a portare le mani in avanti. Cerchiamo di sentire il corpo che si abbandona al tappetino, la fronte che arriva piano piano al tappetino e cerchiamo di arrivare qui e ora, di inspirare ed espirare. Abbandoniamoci, guardiamo i nostri pensieri passare senza giudicarli. Rimaniamo con gli occhi chiusi, le avambraccia abbandonate al tappetino, la pancia che si gonfia e si sgonfia. Se abbiamo le ginocchia divaricate, solleviamo leggermente il corpo e proviamo ad unirle. E ora portiamo di nuovo il sedere ai talloni. Notiamo cosa cambia, come ci sentiamo in questa posizione. Ora, piano piano, iniziamo a camminare le mani verso destra e iniziamo a sentire tutta la parte sinistra del corpo che si allunga. Inspiriamo ed espiriamo. Proviamo a camminare la mano sinistra un pochino più verso l'alto e sentiamo che tutta la parte sinistra si allunga ancora di più. Ora torniamo piano piano in una posizione neutrale e spostiamo ora le mani verso sinistra con la parte destra che inizia ad allungarsi. Inspiriamo ed espiriamo. Prendiamo la mano destra leggermente in alto. E ora torniamo in una posizione neutrale. Apriamo bene le dita delle mani. Ancoriamo le vene al tappetino e ora iniziamo ad arrotondare la colonna, solleviamo piano piano il sedere, il bacino, guardiamo l'ombelico, inspiriamo, guardiamo avanti, inarchiamo la schiena e ci spingiamo indietro. Ancora una volta arrotondo, guardo l'ombelico. Inizio ad inarcare la schiena, guardo in alto e mi spingo indietro. Ancora una volta arrotondo. Inarco, guardo in alto, mi spingo indietro. Per l'ultima volta arrotondo. Inarco, contraggo bene la zona lombare, mi spingo indietro. Di nuovo arrotondo, questa volta se necessario posso spostare un pochino indietro le ginocchia, abbasso il bacino e guardo avanti. Mi raccomando, non guardate in alto, altrimenti la zona lombare si comprimerebbe.
Inarco la schiena, guardo in alto, mi spingo indietro. E di nuovo arrotondo, Inizio a muovermi come un'onda. Abbasso il bacino, guardo avanti e mi spingo indietro. Abbasso il bacino e inarco la schiena e mi spingo indietro. per l'ultima volta, arrotondo. Abbasso il bacino e inarco la schiena e mi spingo indietro. Arrotondo questa volta. Abbasso il bacino e punto i piedi, sollevo le ginocchia, sono in canna faccia in su. Inspiro, espiro, le gambe sono forti, i glutei sono forti, lo sguardo è in avanti, non in alto. E ora mi spingo indietro, in un canna faccia in giù. Inspiro, espiro. Posso muovere il mio primo cane. Quello che mi interessa è avere una linea unica tra le braccia e la schiena. Le ginocchia possono essere piegate, i talloni non devono necessariamente toccare per terra. Se voglio, anzi, piego di più le ginocchia e poi cerco di distenderle e portare i talloni più verso il tappetino. Ma il primo cane può essere un pochino più morbido. Iniziamo ad arrotondare la colonna, portare l'ombelico alla colonna, sbilanciare il peso in avanti, abbassare il bacino, guardare avanti e ora pieghiamo le ginocchia e ci spingiamo indietro. Cane a faccia in giù. Ancora una volta la nostra onda, ci sbilanciamo in avanti. Arrotondiamo la colonna per poi abbassare il bacino, guardare avanti, gambe forti, piego le ginocchia, mi spingo indietro, cane faccia in giù. Ancora una volta arrotondo. Abbasso il bacino, guardo avanti, piego le ginocchia e mi spingo indietro. L'ultima volta arrotondo. Abbasso il bacino, guardo avanti, piego le ginocchia, mi spingo indietro, cane faccia in giù. Sollevo la gamba destra, piede destro in mezzo alle mani, appoggio il ginocchio, inspiro e affondo. Mani al tappetino, gamba destra distesa, il piede destro, le dita del piede destro guardano verso di me. Affondo e di nuovo distendo. Affondo e distendo. Ultima volta affondo, gamba sinistra forte, sollevo il ginocchio. Inspiro, respiro, ai lancia. Intreccio le mani dietro la schiena, prendo un Kali Mudra, mani a pistola e cerco di aprire il petto. Lo sguardo in avanti, leggermente in alto. Inspiro, respiro. Sollevo le braccia in alto e mi apro in un guerriero 2. Affondo il ginocchio destro leggermente verso l'esterno, perché naturalmente va verso l'interno. Inspiro, respiro. Ribalto il guerriero. Porto la mano destra oltre la testa col palmo rivolto verso il basso e affondo. Distendo la gamba destra, spingo l'anchetta sinistra indietro, cerco di afferrare qualcosa davanti a me e Trikonasana. Di nuovo torno su, guerriero 2, ribalto. Distendo la gamba. Rilungo in avanti, Trikonasana, ancora una volta, guerriero 2, ribalto, distendo, cerco di raggiungere qualcosa davanti, Trikonasana,
E di nuovo su, guerriero 2. E ora la mano destra va all'angolino destro del tappetino e cerco di sollevarmi la pianta, comoda ma non comodissima, e cerco di sollevarmi in un'altra chandrasana, la mezzaluna. Il piede sinistro è forte, con la punta delle dita rivolte verso l'alto, la gamba sinistra forte e la gamba destra leggermente piegata. Lo sguardo segue la mano sinistra. Inspiro, respiro. Appoggio la mano sinistra al tappetino, squadro le anche, mani al centro del petto, guerriero 3. Inspiro ed espiro. Cerco di formare una T con il mio corpo. Guardo un punto fisso davanti a me, il mio drishti. Appoggio le mani al tappetino. Inspiro, guardo avanti. Espiro, fronte alle ginocchia, cerco di sollevare la gamba sinistra. Standing split. E di nuovo, inspiro, guardo avanti, guerriero 3. E standing split. Ancora due volte. Guardo avanti. E fronte alle ginocchia, standing split. E di nuovo, guardo avanti. E standing split. Guardo avanti. Appoggio piano piano il piede sinistro al tappetino. Inspiro. I lunge. Appoggio la mano sinistra al tappetino e la mano destra la porto verso l'alto. Lo sguardo segue la mano destra. Twist. Inspiro ed espiro. Cerco di aprire il petto, la mano destra va verso la mia destra. Appoggio la mano destra al posto della mano sinistra. Appoggio il tallone al tappetino e mi apro in un Padmasana. Posso avere anche il gomito al ginocchio. Mano sinistra lunga in avanti. Voglio una linea unica tra la gamba e il braccio. Posso rimanere sulla punta delle dita, appoggiare la mano o avere un blocchetto. Mano sinistra al tappetino, mano destra al lato destro, piede destro indietro. E ora vignasa, posso o appoggiare le ginocchia oppure chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù. Inspiro ed espiro. Proviamo a muoverci di nuovo nelle nostre onde, ma più velocemente. Arrotondiamo la colonna, sbilanciamo il peso in avanti, abbasso il bacino, piego le ginocchia, mi spingo indietro, ma mi rituffo subito in avanti. Abbasso il bacino, guardo in avanti, piego le ginocchia, mi spingo indietro e mi tuffo in avanti. Abbasso il bacino, guardo avanti, piego le ginocchia, mi spingo indietro e mi rituffo in avanti. Guardo avanti, piego le ginocchia, mi spingo indietro, mi tuffo in avanti. Questa volta rimango qui, cane faccia in su, e mi spingo indietro. In un cane faccia in giù. Piede sinistro in alto. Piede sinistro in mezzo alle mani. Appoggio il ginocchio, inspiro e affondo, mani al tappetino, distendo la gamba sinistra e porto il sedere verso i talloni, affondo e distendo, affondo, distendo, affondo, gamba destra forte, la sollevo, I lunge. Inspiro ed espiro. Intreccio le mani dietro la schiena, prendo un Kali Mudra e apro il petto. Inspiro ed espiro.
Libero la posizione, braccia in alto, ruoto e mi apro in un guerriero 2. Il ginocchio sinistro cerco di farlo andare verso sinistra, leggermente, per allinearlo completamente. Deve guardare verso avanti. Ribalto il guerriero e ora distendo la gamba sinistra, cerco di afferrare qualche cosa davanti a me, l'anchetta destra va indietro e Trikonasana. Mi sollevo, guerriero 2, ribalto il guerriero, distendo la gamba, mi spingo in avanti, Trikonasana. E di nuovo, guerriero 2, ribalto, distendo, Trikonasana. L'ultima volta, guerriero 2, ribalto, e ora la mano sinistra all'angolino sinistro del tappetino. Se ho bisogno posso spostare il piede sinistro leggermente indietro e mi ritrovo in un Ardha Chandrasana. Piede destro forte, gamba destra forte, piede destro guarda verso l'alto, braccio destro rivolto verso l'alto, lo sguardo segue il braccio destro se riesco, altrimenti guardo un punto fisso o davanti a me o in basso. Inspira, respira. Porto la mano destra al tappetino, squadro le anche, porto le mani al centro del petto, mi sollevo in un guerriero 3. Gamba destra forte. Guardo un punto fisso. Appoggio le mani al tappetino. Inspiro, guardo avanti. Espiro, fronte al ginocchio e sollevo la gamba destra. Standing split. Di nuovo. Inspiro, guardo avanti. Espiro, standing split. Inspiro, guardo avanti. Espiro, standing split. L'ultima volta. Inspiro, guardo avanti. Espiro, standing split. Guardo avanti. Appoggio piano piano il piede destro indietro. Mi sollevo. High lunge. Inspiro ed espiro. Appoggio la mano destra al tappetino. Mano sinistra rivolta verso l'alto. Twist. Inspiro, respiro. Porto la mano sinistra all'interno del tappetino, ruoto il piede destro, tallone al tappetino e mi apro in Parsvakonasana. Anche qui posso essere sulla punta delle dita delle mani oppure gomito al ginocchio, come preferisco. Mano destra al tappetino, mano sinistra all'esterno del piede sinistro indietro, vinyasa, chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù. Inspiro ed espiro. Ora riprendiamo il flow che abbiamo fatto nella sesta pratica di questa mezza 2020. Lo rifacciamo ancora una volta, leggermente più veloce, ma un po' più lento rispetto a come lo faremo per 3 volte. Oggi cerchiamo di andare nel flow, di renderci conto che a volte il nostro corpo può andare più velocemente della nostra testa. Inspiro ed espiro. Arrotondo la colonna, mi sbilancio in avanti e iniziamo con le nostre onde. Piego le ginocchia, mi spingo indietro e mi tuffo in avanti. Piego le ginocchia, mi spingo indietro e mi tuffo in avanti. Ancora una volta, piego le ginocchia indietro, mi tuffo in avanti. Piego le ginocchia, mi tuffo in avanti. Abbasso il bacino, guardo avanti, cane faccia in su, mi spingo indietro
Cane faccia in giù, gamba destra in alto, ginocchio destro, gomito destro e di nuovo piede destro in alto, ginocchio destro, gomito sinistro, distendo la gamba sinistra, mi apro verso l'alto, mano a terra, piede destro in alto e indietro, piede destro in mezzo alle mani, inspiro e lunge, ruoto verso destra, twist, mani in alto e lunge, ruoto, guerriero 2, ribalto il guerriero, mano al tappetino, Parsvakonasana, mano rivolta verso il basso in avanti, mano sinistra al tappetino, ruoto il piede, tallone verso l'alto, twist, mano al tappetino, piede destro indietro, vinyasa, chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù, riparto con le mie onde, arrotondo, abbasso il bacino, piego le ginocchia, mi spingo indietro e mi tuffo in avanti, guardo avanti, piego le ginocchia e indietro, 2, 3 e piego le ginocchia, mi tuffo in avanti, 4, cane faccia in su, mi spingo indietro, cane faccia in giù, piede sinistro in alto, ginocchio sinistro, gomito sinistro e spingo indietro, ginocchio sinistro, gomito destro, distendo la gamba sinistra e mi apro verso l'alto, appoggio la mano al tappetino, piede sinistro indietro, piede sinistro in mezzo alle mani, inspiro, mi sollevo, twist, mi apro verso sinistra, mani verso l'alto e mi apro in un guerriero 2, ribalto il guerriero, mano sinistra al tappetino, Parsvakonasana, mano destra al posto della mano sinistra, ruoto il tallone del piede destro verso l'alto e mano verso l'alto, inspiro ed espiro, mano sinistra al tappetino, piede sinistro indietro, vinyasa, chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù. E ora iniziamo a muoverci più velocemente. Facciamo questo flow per 3 volte. Inspiro con il naso, faccio una forte espirazione con la bocca. Lascio andare tutto, ogni paura, ogni ansia, paura di non farcela, seguitemi e riuscirete a fare tutto. Arrotondo la colonna, mi sbilancio in avanti, abbasso il bacino, piego le ginocchia e mi spingo indietro. E mi spingo indietro, 2. Abbasso il bacino, mi spingo indietro, 3, arrotondo la colonna, avanti, 4. Abbasso il bacino, guardo avanti, mi spingo indietro, cane faccia in giù, piede destro in alto, piede destro, gomito destro, ginocchio destro, gomito destro e in alto, ginocchio destro, gomito sinistro, distendo, mi apro, mano al tappetino, piede destro in alto, mano, piede in mezzo alle mani, mi sollevo, twist verso destra, mano in alto, ruoto, guerriero 2. Ribalto, mano al tappetino, Parsvakonasana, mano sinistra al tappetino, ruoto il piede, twist, mano al tappetino, piede destro indietro, chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù, le onde, arrotondo, 1, mi spingo indietro, 2, 3 e 4. Abbasso il bacino, guardo avanti, mi spingo indietro, cane faccia in giù, piede sinistro in alto, ginocchio sinistro, gomito sinistro e indietro, ginocchio sinistro, gomito destro, distendo, mi apro, mano al tappetino, piede sinistro indietro, piede sinistro in mezzo alle mani, mi sollevo,
Twist verso sinistra, sollevo le braccia, mi apro in un guerriero 2, ribalto, mano al tappetino, Parsvakonasana, mano al tappetino, twist, piede, mano sinistra al tappetino, piede sinistro indietro, Vinyasa, canapaccio in su, canapaccio in giù, di nuovo il nastro onde, arrotondo, abbasso il bacino, mi spingo indietro, 2, 3 e 4, abbasso il bacino, guardo avanti, mi spingo indietro, cane a 3 zampe, ginocchio destro, gomito destro e indietro, ginocchio destro, gomito sinistro, distendo, mi apro, mano sinistra al tappetino, piede destro in alto, piede in mezzo alle mani, mi sollevo, twist verso destra, sollevo le braccia e mi apro in un guerriero 2, ribalto, mano al tappetino, Parsvakonasana, mano sinistra al tappetino, mi apro in un twist, mano al tappetino, piede destro indietro, Vinyasa, Chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù, le nostre onde, arrotondo, abbasso il bacino, mi spingo indietro, 1, 2, 3 e 4, cane faccia in su, mi spingo indietro, cane faccia in giù, piede sinistro in alto, ginocchio sinistro, gomito sinistro e indietro, ginocchio sinistro, gomito destro, distendo la gamba e mi apro, appoggio la mano, piede sinistro indietro, piede sinistro in mezzo alle mani, mi sollevo, twist, mani in alto, ribalto, guerriero 2, ribalto il guerriero, mano al tappetino, Parsvakonasana, mano destra al tappetino, ruoto il tallone, twist, mano al tappetino, piede indietro, Vinyasa, Chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù, le nostre onde, arrotondo, 1, 2, 3 e 4, abbasso il bacino, mi spingo indietro, in un cane faccia in giù, piede destro in alto, ginocchio destro, gomito destro, spingo indietro, ginocchio destro, gomito sinistro, distendo la gamba, mi apro, mano al tappetino, piede destro indietro, piede destro in mezzo alle mani, mi sollevo, twist verso destra, sollevo le braccia, ruoto guerriero 2, ribalto il guerriero, mano al tappetino, Parsvakonasana, mano al tappetino, twist, mano al tappetino, destra indietro, Vinyasa, Chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù, mi muovo nelle onde, 1, indietro, 2, indietro, 3, indietro, 4, abbasso il bacino, cane faccia in su, mi spingo indietro, cane faccia in giù, piede sinistro in alto, gomito, ginocchio sinistro, gomito sinistro, e indietro, ginocchio sinistro, gomito destro, distendo, mi apro, mano al tappetino, piede sinistro indietro, piede sinistro in mezzo alle mani, mi sollevo, high lunge, twist verso sinistra, sollevo, ruoto guerriero 2, ribalto, mano al tappetino, piede mano al tappetino, mano in avanti, mano destra al tappetino, ruoto il piede, twist, mano al tappetino, piede sinistro indietro, Vinyasa, Chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù, concludiamo con le nostre onde, arrotondo, abbasso il bacino, guardo su, piego le ginocchia, e di nuovo, 2, 3, e 4, abbasso il bacino, e mi spingo indietro, cane, a faccia, in giù, home base, casa base, Cerchiamo di tornare al nostro respiro, che al momento è sicuramente affannoso. Cerchiamo di respirare sempre e comunque col naso. Facciamo in modo che la nostra respirazione possa calmarci.
Inspiro ed espiro. Faccio una inspirazione col naso e una forte espirazione con la bocca. Inspiro. Espiro. Porto, unisco i piedi. Piego le ginocchia, faccio un saltino che porta i piedi vicino alle mani e mi siedo. Navasana. Porto le mani sotto alle cosce per trovare la posizione. La colonna deve essere bella dritta e poi porto le mani lateralmente, inspiro ed espiro. I palmi delle mani rivolti verso l'alto. Distendo la gamba sinistra e abbasso leggermente le spalle e torno su. Gamba destra e su. 3, 4, alterno. 5 e giù. 6, 7, 8. Torno su in Navasana, metto le mani sotto alle cosce, dalle ginocchia e ruoto indietro, rocking and rolling. Massaggiamo la nostra colonna. Inspiro ed espiro. Ora distendo le gambe tenendo leggermente piegate le ginocchia. Sollevo le braccia, mi allungo per bene e cerco di portare le mani oltre i piedi o vicino ai piedi. Cerco di afferrare con indice medio l'alluce. Se necessario sposto leggermente indietro il sedere. Cerco di guardare in avanti e di appoggiare la pancia alle cosce. E ora cerco di portare, di distendere il più possibile le ginocchia, ma solo fino a quando la pancia rimane a contatto con le ginocchia, con le cosce. Inspiro, guardo avanti, se ho spazio posso afferrare l'esterno del piede, quello che voglio è sentire un allungamento della zona lombare. Posso rimanere anche così, guardando in avanti. Se trovo la mia posizione, se sono comoda, se sento che la schiena si sta allungando, allora posso abbandonare la testa, che non deve necessariamente arrivare a toccare le ginocchia. Inspiro ed espiro. A ogni ispirazione cerco di guadagnare un pochino di spazio in avanti e a ogni espirazione cerco di affondare di più. Inspiro, guardo avanti, libero piano piano la posizione, porto il piede destro all'esterno del ginocchio sinistro, porto la mano destra indietro, mano sinistra in alto e cerco di incastrare il gomito sinistro a contatto con il ginocchio destro e ruoto la testa indietro in un twist. Inspiro ed espiro. Il piede sinistro è a martello, quindi è comunque una posizione attiva. Cerco di sentire la pancia che si gonfia e si sgonfia. Torno prima con lo sguardo in avanti e libero la posizione. Distendo la gamba destra, piego la gamba sinistra, il piede sinistro oltre il ginocchio sinistro, mano sinistra dietro, mano destra in alto e poi cerco di agganciare con il gomito destro il ginocchio sinistro e ruoto indietro. Non devo forzare troppo questa posizione. Deve essere un twist piacevole. Inspiro ed espiro. Torno prima con lo sguardo, poi con libero la posizione. E ora porto la gamba sinistra piegata con la tibia completamente parallela al tappetino. E porto sopra il ginocchio, il piede sinistro sopra il ginocchio, il piede destro sopra il ginocchio sinistro
e il ginocchio destro sopra il tallone sinistro. Cerco di creare una sorta di triangolo equilatero tra le mie gambe, che devono essere completamente parallele al lato del tappetino. Se è troppo questa posizione, posso slittare leggermente le gambe, ma sempre mantenendo questa linea. Non dovreste assolutamente avere fastidio alle ginocchia. Inspiro, guardo avanti, se ho bisogno mi aiuto anche tenendomi alle tibie e poi cerco di sbilanciare il peso in avanti. Se riesco appoggio gli avambracci, abbandono la testa. Va benissimo essere anche molto più in alto. Le anche alla fine sono il posticino in cui immagazziniamo tante emozioni, tanto stress. Quindi soprattutto se siamo agli inizi della nostra pratica è possibile sentirci un po' più bloccate nelle anche. Inspiro ed espiro e mi abbandono. Mi rendo però conto che subito il corpo è molto restio a lasciarsi andare. Poi nel momento in cui io inizio a respirare, cercando di mantenere una respirazione calma, ed ecco che anche lui si abbandona, si fida, si affida. Stiamo qui ancora per 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, guardo avanti e libero la posizione, torno indietro e alterno e cambio le gambe, quindi gamba sinistra verso attaccato, appoggiata al tappetino, e la gamba destra al tappetino e gamba sinistra sopra. Mi raccomando, caviglia sopra le ginocchia e ginocchio sopra la caviglia. Inspiro, guardo avanti e di nuovo cerco di portare lo sguardo verso il basso, cerco di allungarmi, di sentire le anchette che iniziano a lavorare. Notiamo se una delle due anchette è un po' più bloccata, senza giudicarle. L'anchetta sinistra è quella in cui si immagazzinano le emozioni legate alla nostra parte femminile, quella destra alla nostra parte maschile. Abbiamo fatto fluire un sacco di energia muovendoci velocemente e ora quell'energia ci aiuta a ripulire energie tossiche che magari abbiamo, emozioni tossiche che abbiamo immagazzinato. Inspiro, guardo avanti, espiro, torno su e libero la posizione. Mi sdraio piano piano, porto la colonna al tappetino, schiena al tappetino, sollevo le gambe e ora prendo afferro con le mani l'esterno del piede e mi ritrovo in questa posizione che si chiama Happy Baby. Cerchiamo di spingere con le mani le ginocchia verso il pavimento. Ovvio che non toccheranno mai, ma la sensazione è quella di apertura. Questa posizione o si ama o si odia. Personalmente non la amo particolarmente. Però è anche vero che tutte le asana che rifuggiamo sono quelle più utili per noi. Inspiro ed espiro. Se voglio mi dondolo, se voglio lo mantengo statico. Piano piano libero la posizione, porto il piede destro verso l'angolino del tappetino destro, piede sinistro verso l'angolino sinistro, le punte dei piedi cadono pesanti lateralmente,
Le braccia sono aperte, i palmi delle mani rivolti verso l'alto. Prendiamoci qualche istante per far fluire tutta l'energia che abbiamo messo in circolo. E oggi è davvero tanta, il nostro prana. Torniamo al nostro respiro. Shavasana. Sentiamo cosa è cambiato nella nostra mente, nel nostro corpo. Se le nostre idee sono più chiare, se quello che ci sembrava insormontabile è ora diventato qualcosa che possiamo affrontare. Torniamo ad avere fiducia in noi, ad avere fiducia nelle nostre capacità, ad avere fiducia in tutto quello che riusciamo a fare, che è tantissimo. E ricordiamoci che non abbiamo bisogno dell'approvazione di nessuno, ma solo quella di noi stesse. Ed è bastata una sola settimana insieme per renderci conto che if you want, you can. Se tu vuoi, puoi. Siamo uscite dalla comfort zone. Ci siamo messe in discussione. Abbiamo fatto cose che non avevamo mai fatto. Eppure il risultato, la sensazione di essere invincibili che proviamo oggi, è impagabile. E tutto questo in una sola settimana. Pensa a cosa potrebbe succedere se tu ti fidassi di te, se avessi fiducia nelle tue potenzialità, nelle tue capacità ogni giorno della tua vita. Cambierebbe tutto. Che questa esperienza ti serva da guida, da modello, per renderti conto che tutto quello che tu vuoi raggiungere, che vuoi ottenere, puoi ottenerlo con costanza, dedizione e fiducia in te stessa e nelle tue capacità. Iniziamo piano piano a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi. Portiamo le braccia oltre la testa e ci stiracchiamo. Pieghiamo le ginocchia. Ci abbracciamo. Dondoliamo leggermente a sinistra, a destra. E ora abbandoniamo le ginocchia verso destra se abbiamo bisogno di energia o verso sinistra se abbiamo bisogno di relax. Con la mano che abbiamo davanti al volto ci solleviamo, ci ritroviamo sempre con gli occhi chiusi, a gambe incrociate, le mani in preghiera al centro del petto. Mani alla fronte per avere sempre pensieri positivi e pieni di amore verso gli altri, ma soprattutto verso noi stesse. Mani alla bocca per dire sempre la verità agli altri, ma soprattutto a noi stesse. Mani al cuore per essere sempre pronte a dare amore, ma soprattutto a riceverlo. Fronte al tappeto. Namaste. Spero di cuore che la pratica di oggi ti sia piaciuta. Se ti fa piacere lascia un like o un commento e non dimenticarti di iscriverti al canale cliccando qui a fianco o qui sotto. E seguimi anche su Instagram, mi trovi come Emanuela_Caorsi. Grazie ancora per essere stata con me e ci vediamo nel prossimo video per praticare di nuovo insieme. Namaste!